Supermercati Catucce e Ciba e Alter Discount. Sono fornitissimi, hanno prodotti di qualità e tutti i giorni ci sono tante nuove promozioni. Venite a visitarci, vi aspettiamo per regalarvi tante offerte ogni giorno. Aperti la domenica mattina. I pericoli della rete. E questo è il titolo del seminario che si è tenuto ieri presso l'Aula Magna dell'Istituto Marisa Belisario di Ginosa, al quale hanno preso parte i dirigenti scolastici delle scuole ginosine e i dirigenti della polizia postale. Durante l'incontro si è cercato di capire come individuare e prevenire i pericoli che si celano nella rete, diversi gli argomenti trattati, con un'analisi completa ed esaustiva di quello che oggi è il web, dai social network all'e-commerce. Questo è stato un seminario che abbiamo voluto fortemente qui a Ginosa, al Belisario, che la nostra preside ci ha tenuto ad avere qui la Polizia Postale, proprio perché i nostri ragazzi, i ragazzi in generale, i nostri studenti, i nostri figli non hanno ancora quelle concezioni, non sono ancora consapevoli di quello che può accadere in rete, di quali sono i pericoli che vanno incontro in una semplice navigazione, perché per loro navigare è navigare, divertirsi e basta, però questo per loro deve avere un significato ben più ampio, e quindi qui la Polizia Postale con la dottoressa Rucci, che è una esperta da quel punto di vista, sicuramente gli può aprire questi orizzonti e far capire che non devono mettere i loro dati personali, che devono essere attenti ai vari phishing, che devono stare attenti allo spamming, che devono, insomma, anche all'e-commerce, semplicemente acquistare qualcosa in rete devono essere sempre fatti con un certo criterio. L'utilizzo di questi mezzi, quando viene ovviamente effettuato illecitamente, ricade sul soggetto che lo ha in uso, e purtroppo quello che stiamo notando, ed ecco perché ci stiamo attivando nelle scuole per diffondere questo allarmismo sociale, diciamo, ricade su chi ce l'ha in uso, quindi i ragazzi. E da noi spesso e volentieri vengono i genitori, una volta che noi li chiamiamo, perché siamo arrivati a chi ha in uso quell'apparecchio, e ne viene fuori la solita frase: ma mio figlio è sempre in casa, è bravissimo, è chiuso in camera sua col computer, quindi va tutto bene. No, allora fare questi regali ai propri figli è una cosa, controllarne l'utilizzo è un dovere da parte del genitore, cosa che purtroppo non avviene. Allora il genitore preferisce, un tempo usavano il televisore, quindi lo mettevano davanti al televisore, il bambino, il ragazzino, l'adolescente, eccetera, e tutto andava bene, sostituiva un po' la babysitter. Adesso stanno usando cellulari, apparecchi, videogiochi, computer, eccetera, allo stesso modo, ma non è così, perché c'è un'interfaccia, cioè mentre col televisore io guardo un programma che può o meno comunicare una notizia, l'utilizzo di questi mezzi ci mette in contatto con persone estranee ed è lì che può avvenire il classico reato, e si può verificare il classico reato, e il figlio, il ragazzo può diventare o vittima o autore di un reato. Una mamma e un papà che non ha molta dimestichezza con la rete, con internet, come può controllare e tenere sotto controllo il proprio figlio? Allora, ci sono delle etichette da utilizzare. Una cosa che io spesso dico ai genitori: non mettete il computer nella stanza del vostro bambino. Il computer va utilizzato nel posto dove la famiglia vive, nella stanza dove la famiglia vive, il soggiorno, la cucina, ed è inutile utilizzare le connessioni wireless come adesso si usa per una praticità, perché questo non ci fa tenere sotto controllo il ragazzo che si chiude in camera e che attraverso la rete wireless riesce ad utilizzare il computer eludendo il controllo di un genitore, è un pericolo, e il genitore ha il dovere, il compito di guardare, salvaguardare il proprio figlio, quindi il computer tenuto nella stanza dove la famiglia vive ed è maggiormente controllabile. Il problema è, d'accordo, ormai la società si sta evolvendo in un ramo del tutto tecnologico, e quindi non è giusto castrare questi bambini e i ragazzi a questa espansione. Ma quello che potrebbe essere, ripeto, una cosa importante è controllarne l'utilizzo che un figlio ne fa. Supermercati Catucce e Ciba e Alter Discount. Sono fornitissimi, hanno prodotti di qualità e tutti i giorni ci sono tante nuove promozioni. Venite a visitarci, vi aspettiamo per regalarvi tante offerte ogni giorno. Aperti la domenica mattina.